mattina possa dire messa. Lasciamolo riposare. Mi raccomando, di quello che avete visto, non fate parola con nessuno. Io voglio vederlo. Non può. Sta male. Allora tutta quella gente là fuori, che cosa sta aspettando? Sono i gruppi di preghiera. Per loro questo è un giorno speciale. Perché? Ci ricorrono i 50 anni delle sue stimmate. In questo caso gli farò i migliori auguri anch'io. Ma non avete cuore? Ma non vedete com'è ridotto? Volete tormentarlo fino all'ultimo. Chi c'è là fuori? Nessuno, padre. Fallo entrare. Vuole vedervi. Lasciateci soli. Stavolta chi la manda? Nessuno. Sono venuto solo a titolo personale. Allora potrei anche non rispondere. Ma non lo farai. Tu sei troppo sicuro della tua santità. Io sono solo un povero frate. Con tutte le migliaia di fanatici che ti seguono e vengono qui a festeggiarti. Non c'è più niente da festeggiare, sapete? Sto morendo. Allora questo è il momento di dire la verità. E che volete sapere ancora? Ciò che hai sempre tenuto nascosto. L'avete perseguitato per 50 anni. Ancora non vi è bastato. 50 anni di medioevo. Ecco che cosa ci hai regalato. Tu hai sempre sfruttato la buona fede delle persone, incoraggiato fanatismo, superstizione. E tu, il santo, il guaritore. La Chiesa non ha bisogno di uomini come te. Sono io che ho bisogno della Chiesa. Io non voglio morire così. Ripudio. E allora dimmi la verità. Chi sei? Francesco Forgione, detto Padre Pio da Pietrelcina. Dimmi chi sei. Io non lo so.
è già un mistero anche per me stesso. Perché non mi parli? Dimmi qualcosa. Sentivo messa alla prova e lasciato solo. Ma poi, quando ero davanti a lui, io sapevo che nulla poteva farmi del male. Lui era il mio cibo e io speravo in lui anche quando ero nella disperazione. Molto commovente. Ma non sono venuto qui per sentire i turbamenti di un bambino. E invece se sbaglia, perché tutto è cominciato lì. Fu allora che capii che se io lo supplicavo con tutto il cuore, lui mi avrebbe ascoltato. San Pellegrino, voi che siete un santo tanto miracoloso, facete questa grazia, questo povero figlio mio. San Pellegrino, facito questa grazia, con figlio mio non è buono. Ma volete fare? Facito questa grazia, bambino.
San Pellegrino. Non mi volete proprio aiutare? Allora io ve lo lascio qua. Pellegrini, è così che dovevi fare. È un miracolo! San Pellegrino mi ha fatto la grazia! Franci, ma che combinato? È un gin, va? Ma che mi stai raccontando? Vita. E vorresti farmi credere che fin da bambino avevi questi strani poteri? Io non ho avuto mai nessun potere. Sono sempre stato uno spettatore dei miracoli del padrone. Paura di me? Sei il primo che ha paura di me. Dov'è la tua mamma? In campagna, ma ora torna. Come ti chiami? Francesco, e tu? Io sono Fra Camillo. E questi chi sono? Questo è San Giuseppe. Questo è San Francesco e questo è San Michele Arcangelo. Aspetta. Chi sono? Questo trafitto dalle frecce è San Sebastiano. E questo Sant'Antonio da Padova. Non li conosco. Ah no? Aspetta. Questi li conosci però, eh? Certo, sono Gesù e la Madonna, io li vedo sempre. Come vedi Gesù e la Madonna? E che vi dite? Tante cose. Perché tu non li vedi? Veramente non ho mai avuto questa fortuna. Non ci credo, tu lo dici perché sei umile. Beh, visto che siete tanti amici, la prossima volta che li vedi, digli di farsi vedere pure da me. Stai tranquillo, glielo dico, te li mando. Signore, benedici questo cibo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi voglio fare frate come Fra Camillo. Franci, non sai che potete fare frate a storia tanta? Per storiaci vanno parecchie denaro. Sì, Franci, se vuoi fare frate, i denaro si trovano. E come? Se potesse vendere la vacca. No, la vacca no. Ma che padre sei?
Può più bene a bestia con figlio tuo. Se lo signore vuole mio figlio frate, troverò lo modo per farlo storiare. Ma la vacca no. La vacca no. Papà, non partire. È colpa mia se tu vai lontano. Vai, va. Papà, papà, andate lì. Andate lì. Poveri genitori miei. Quanti sacrifici hanno fatto per farmi studiare? Pace e bene. Piccirì! Sei arrivato finalmente, Venite, vi faccio conoscere il maestro dei novizi. Lo fanno
per mortificare l'orgoglio dei giovani. Lo sa qual è il più grande miracolo di San Francesco? Che dopo 700 anni c'è ancora qualche cristiano che se vuole fa frate. Vecchio con le sue azioni. Amo. Ti riveste il Signore dell'uomo nuovo, che secondo Dio è creato nella giustizia e nella santità della verità. Amo. Poni, Signore, il cappuccio della salvezza sul suo capo per sconfiggere le insidie diaboliche. Amo. Ti cinga il Signore col cingolo della purezza ed estingua dai tuoi lombi l'umore della libidine, affinché rimanga in te la virtù della continenza e della castità. Accetta il nome di Cristo come segno della tua immortalità, perché morta al mondo tu viva in Dio. Sorge ai morti e ti illuminerà Cristo. Amo. Affinché il tuo addio al mondo sia totale, da questo momento in poi ti chiamerai Fra Pio da Pietralcina. Amo. Giovanna, sei tu? Giovanna? Come si fa con il grano, perché il mio spirito si purificasse. E chi ti dice che non sia stato il demonio a farti diventare ciò che sei? Ma è vero. Il demonio inganna. E io ci ho sempre avuto una gran paura. Tanta paura. Secondo che scoppia. Vediamo. Se fai scoppiare pure questo che pega avanti. Ma
una brutta broncopolmonite. Ma è così grave? Purtroppo credo proprio di sì. Ha 45 di febbre. Non ho mai visto una cosa del genere. Che ci consiglia di fare, dottore? È una casa. Rimandiamola a casa. Che c'è più? Io non voglio andare via. Io non voglio morire prima di diventare sacerdote. Padre Agostini è il mio confessore. Pace bene. Buongiorno. Piuccio, ma ci avessi preso in giro a tutti. A me puoi dirlo, eh? Questa è l'area del mio paese. È l'area del mio paese. Gesù Franci. Sempre sia lodato. Papi, non mi chiama Franci, mi dovete chiamare Padre Pio, eh? Oh. Come vuoi, Franci? E volete, su? I nostri campi. Stanno impestati dalle padrone. Ma io che c'entro? Eh? Una benedizione ce la puoi dare. Mandali via. Se non li mandi via siamo arrovinati. Papi, ma io non faccio i miracoli, eh? Ma qualcheduno lì sopra la conosce? O no? Fallo per le creature nostre. Che ci diamo da mangiare? Ma poi andiamo lì, eh? Mater purissima, miserere nobis. Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis. Ma dovete pregare pure voi però, eh? E pure forte! Noi pirocchi non sentono! Ricominciamo! Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis, Mater castissima, miserere nobis. Franci, muoiono tutti, Franci. Ma Maronna, tu sei eludemonica. Che hai fatto? Perché? Che hai fatto? Hai bestemmiato la Madonna. Fallo un'altra volta e ti riempi di mazzate. Hai capito? Preghiamo. Mater divina grazie. Miserere nobis. Mater purissima. Miserere nobis.
Facciamo un prezzo, padre. Se mio marito scopre che siamo qui, ci accida tutto qua. Non preoccupare. Accipus salsa pienzi propiziatio sititivi in vita eterna. Amen. Amen. No, 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 devo aggiungere, non ho benedettizzato, aspetta. Exorcizio de creatura salis in nomine Patris omnipotentis et virtute Spiritus Sancti. Accipe salsa piensi propiziatio sit tibi in vitam eterna. Amen. Amen. Che c'è? Che c'è? Madonna mia. Che c'è? Che succede? Non respira. Come non respira? Ma! Mamma! Come non respira? Non respira. Oh figlio mio. Madonna mia. Non respira. Oh figlio mio. Madonna mia. No, Dio. Oh figlio mio. Madonna mia. Citora! Citora! Che c'è? L'ho ucciso. Ciro, l'ho ucciso. Ma chi l'ha ucciso? L'ho ucciso. Oh, al finito Pasquale, l'ho affogata col sale, Citora. Oh, santa Madonna. Io, l'altra volta che mi fanno scherza così, a Dio non lo ringrazi più perché t'accido io a te. Ah, si è dato Gesù Cristo, si è dato Gesù Cristo. Mamma mia, Signore, è troppo. Io mi vergogno, Signore, mi vergogno perché. Ma perché proprio a me? Perché proprio a me? Chiediamo a Gesù come Madonna, stai confuso. Io voglio morire di sofferenza, ma ti nascosto, ci sono, ti nascosto. Preghiamo, figlio mio, preghiamo. Thank you.
stanno andando, zio. Come ti senti? Appena così. Dio sia lodato. Segui chi ha voluto fare il prete. Vattene via! Sappi che la tua vita sarà un inferno. Vattene via! Piuccio! Sono qui perché ho da darti due notizie. Avrei potuto scriverti, ma ho preferito venire di persona. E come sono? Una buona e una cattiva. Da quale vuoi cominciare? Da quella buona. Ce l'hai fatta. È arrivata la dispensa. Puoi confessare. Grazie, Agostino. Non ringraziarmi, perché ora viene la cattiva. Tu riparti con me. E perché? C'è stata una riunione alla curia provinciale di Foggia. Hanno messo padre Benedetto alle strette. O torni subito. A parte la richiesta di secolarizzazione. In pratica non sarai più sacerdote. Ma io non mi posso muovere da qui. Ma la tua salute è buona. Perché non vuoi rientrare? Non so, io non voglio. Ma ti rendi conto di quello che dici? Le tentazioni sono terribili, Agostino.
peccato, Agostino. È tutto un peccato. Ti uccido sempre difeso, hai capito? Ma ora non posso più farlo. Ricordati che hai fatto voto di ubbidienza. Dai, muoviamoci, saliamo sul canesso. Padre Agostino! Se siete venuti per portare via Santarello nostro, me le cavaniamo. Ma chi gliel'ha detto? Penso che l'angelo custode mio oggi ha deciso di non farlo sfaticato. Come vi permettete di pagare di rispetto a Padre Agostino? Chiedete scusa! Noi chiediamo scusa, ma voi da qua non ve ne andate. Va bene, va bene. Non porto via nessuno. Lucio, io qua non ci metto più piede. Ti voglio bene, ma non ci tengo proprio a prendere una bastonatura per te. No. Agosti, quando Padre Benedetto si arrabbierà, perché si arrabbierà, tu dagli questa lettera. Però prima leggila pure tu. Aspettiamo un altro po'. Vedrete che ci ripenserà. No, deve rientrare subito, adesso. Se non lo fa, è fuori dall'ordine. Perché siete così duro con lui? Avessi ragione io. Su cosa? Niente, dice che siete consigliato da Satana. Ah, dice questo di me? Dopo tutto quello che ho fatto per lui. Oh, ma io lo faccio sbattere fuori. Tenete. Questa ve la manda lui. È la risposta a quei problemi morali che avete con quelle quattro persone e che da mesi non sapete come risolvere. E lui che ne sa? Stesso a Padre Dio e digli che lo autorizzo a restare a Pietrelcina. E tu che vuoi fare da grande? Quando sono grande mi voglio rubare un fucile. E perché non un cannone allora? Voglio un fucile, a già sparare i cartoffeni, ammazzo tutti, austriaci, tedeschi. E chi ve lo mette in testa queste fesserie? Nessuno. C'è la guerra. E la voglio fa. Insomma, siete venuti per il catechismo per fare moina qui, eh? Ma andiamo pure noi a fare guerra. Pure tu? Segnate il nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito. Segnatevi. Eterno Padre, vi offriamo il sangue, la passione e morte di Gesù Cristo, i dolori di Maria Santissima San Giuseppe. Pure voi pigliato cucina? Idolo. Ma dove è andata a casa? Allora, Forgione, ti vuoi spogliare o te lo devo fare togliere con la forza? Io senza questo mi sento nudo. E tu nudo ci senti? Se no come ti visitiamo?
E c'è un altro sei. Scommetto che questo c'è pure due mutande. Avevo paura. Paura della guerra. Non era un buon cristiano. Non era ancora pronto per affrontare la morte. Idiozie! Smettila di dire idiozie! La guerra è stata terribile per tutti, ma non per te. So che riuscisti a farti riformare. Questo bisogna rimandarlo subito a casa. Questi polmoni che c'ha appesta tutto il reparto. A casa se ci arriva. Furgione. Te ne torni a casa. Sei contento? Io. Agustì. Come stai? Oh. Come facevi a sapere del mio arrivo? Anch'io ho le mie fonti divine. E i miei ordini terreni. Che significa? Che ripartiamo subito. E dove andiamo? A Foggia. A Foggia? Io sono appena arrivato. Lasciami il tempo di salutare a casa. No, no, stavolta non c'è tempo nemmeno di salutare. Devi venire con me. Gli ordini che ho sono tassativi. Dai. Sbrighiamoci, che sennò perdiamo il treno. Pio, ti devi sbrigare. Se non sali su quel treno, sei fuori dall'ordine. Da quando è arrivato sto padre Pio non si riesce più a dormire. Se hai paura torna in cella, eh? Forza, tutti per favore, eh? Vai, vai, vai. Piuccio. Piuccio, rispondi, sono Agostino. Piuccio. Più, come ti senti, eh? Sconquassato. E questa notte, cosa voleva? C'era la donna. Stavo morendo. Lui mi diceva, salvalo, fammi vedere quello che sai fare. Io non so chi fosse quella donna, queste, però... Io so il nome. Raffaellina Cerasa. Ma io la conosco. L'ho confessata tante volte. Allora questi... Portami da lei. E portami da lei subito. Va bene, più. Raffaellina. Padre Pio. Lo sapevo. Stanotte voi mi stavate accanto. Pregavate per me e io mi salvavo. Adesso state calma, eh? Pregheremo assieme. Ma io non voglio essere salvata. Voglio andare a rivedere le persone che amo. No, no. Tu devi salvare. No. Tutti quelli che amano a te. No.
No, non ostinate, padre. Lasciatemi morire. Vedrete che cosa saprò fare dal paradiso. E ora, benedicitemi, padre. Benedicitemi. E presto. Non ha importanza. Sempre vince lui. Dice di aver sconfitto la morte. Ma il vero padrone della morte sono io. Vattene. Vattene via. Hai provato a sfidarmi. Sei un fallito. Ma non ci sei riuscito. Tu e lui. Due falliti. Sei un fallito. Tu e lui. Due falliti. Smettila. Vattene. Di voler fare il prete. Io ho avvertito. Non ne sei capace. Non ne sei capace. Vattene. Sapete? Non riesco a respirare. Conosco un posto dove forse stareste subito meglio. È un piccolo convento su una collina non lontana di qui. Se Padre Agostino è d'accordo, io vi ci porto. E l'aria è buona. Come si chiama questo posto? San Giovanni Rotondo. Quasi arrivati. Tre giorni che camminiamo.
Padre, che vi siete incantato, padre. Non andrò più via da qui. Non andrò più via. 100 lire, Petrovia, 100 lire, 100 lire. Compadre Petrovia, 100 lire. 100 lire, Petrovia, 100 lire. Compadre Petrovia, 100 lire. 100 lire. Compadre, pagami, 100 lire, pagami, 100 lire. 100 lire. Quindi sta noi, 100 lire. Parliamo di originale, parliamo di originale, che deve essere comandante, parliamo di originale. Ma sentite quanto valgo. 100 lire. E mi è andato pure bene. A Gesù l'hanno venduto. A me mi compra. Perché non ti sei mai mosso da qui? Ti avevano offerto altre sedi. Avevo fatto una promessa. Oppure volevi fare di questo posto il tuo feudo, con la gente disposta ad acquistare i pezzi della tua santità. Se lei avesse visto la miseria che ho visto io quando sono arrivato qua. Andate girando questo tempaccio, eh? Un po' di pioggia non ci spaventa, padre. Padre, vi siete ricordato di dire le preghiere per mia madre? Non ti preoccupare, quello c'è sotterra, tutto è tuo, eh? E per mio fratello che sta in guerra? E quel fedente si è già imboscato a Caporetto. Però torna, non ti preoccupare. Che fa per far studiare ai figli, eh? La casa fredda, il pane che non c'è. Ma non ti preoccupare, eh? I tuoi figli li vedrai sistemati, eh? Ma se ci vuoi arrivare devi coprire però, eh? Lo scialle te lo vuoi mettere sì o no? Ma io non lo tengo lo scialle. Non lo tieni. Aspettami qua. Pio! 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 Che è successo, superiore? Guarda un po'. Che c'è? Che c'è? Qualcuno ha rubato gli ori della Madonna! No. Oh, mamma mia. Ora io mi chiedo. Ma chi può aver fatto una cosa del genere?
Sei stata tu? No. Stavolta no. Stavolta no. Meno male. Va bene. Allora dimmi, secondo te, chi può essere stata? Ma io che cosa ne so? Qualche poveraccio. Sarà andato dalla Madonna e gli ha detto: a te che ti serve tutto quest'oro? Dammela a me. Dammela a me. Che ci compro il pane per i figli, E la Madonna gliel'ha dato. Beh, quindi secondo te è andata proprio a così. Se conosco bene la Madonna, sì, è andata proprio così. Va. Comunque non ci si mette a strillare sull'altare maggiore, va bene? Vattene, che è meglio! Per due ricchi non un braccialetto, poi! C'era pure una collana, sempre questa! Era falsa. Vattene, va! Ci avevo pazienza. Padre Rio. Faci bene. Grazie. Ehi, venite qua. Guardate che vi ho portato. E noi lo sapevamo che voi siete troppo bravi. Ma noi come contro a cambiamma? Siamo povera gente, non dobbiamo niente. Attento. Devi pensare anche a tua sorella, però, E voi poco vi mangiate? Che vuoi levare il lavoro alla provvidenza, te? A noi frati ci pensesse. Fate i bravi, Se no, volete visto, Dio vi benedica. Sai quanto ti amo, tu vedi tutto. Io mi vorrei prendere la sofferenza degli altri su di me come hai fatto tu. Però tu sapevi come fare. E invece non lo so. Gesù. Tu la vedi la sofferenza, la miseria, eccetera. No. Che da solo sta miseria non la posso sopportare. Dimmi tu che devi fare.
Pío. Pio. Ma che è successo? Qualche cosa? Poi, Pio. Dico, per favore, va a preparare una tazza di brodo caldo per Pio. Vai, forza, va, 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 va. Vieni, Pio. Appoggiati a me, vieni. Stenditi sul letto. Vieni, Pio. Stai tranquillo, vieni. Vieni, stai. Vieni, vieni, vieni. Pio, adesso siamo soli, no? Che è successo? Me lo puoi raccontare? A lui? Non lo so. Non lo so, Paolino, non me lo so spiegare. Ho sentito le voci. Il dolore che c'era sul Calvario. Paolino. Paolino era lì. Era lì. E ho sentito che lui... Lui moriva per me. Che è, Pio? Che è? Pio? Una lancia. Una lancia mi ha colpito qua. E c'era luce e fuoco, Paolino. Luce e fuoco. Pio, questi sono i segni del Signore. Continuano a sanguinare, Pio. Io devo chiamare un dottore. No, no. Ma dopo morì dissanguato? No, no, Paolino. Non chiama nessuno. Il Signore mi guarirà. Noi dobbiamo solo pregare. Ormai è sulla bocca di tutti. Mi chiedono, vogliono sapere. Boh, ma io gli ho promesso di non dire niente a nessuno. Non è possibile tenerlo nascosto. Dovete convincerlo a farsi visitare. Sanguinano spesso? Continuamente. Più le copre, più sanguinano. E il dolore? Giorno e notte, ma non è il dolore, è la vergogna, la pena più grande. Allora, professore, ecco. È tutto qui. Prego, prego. È quindi da escludersi che la eziologia delle lesioni di Padre Pio sia di origine naturale. L'agente produttore deve ricercarsi, senza tema di errare, nel soprannaturale. E il fatto costituisce per se stesso un fenomeno non spiegabile con la sola scienza umana. I giornali cominciano a parlare di questo santo di San Giovanni Rotondo che opera miracoli. Dobbiamo ancora continuare a dare spazio a questi fanatismi? Io sono andato a San Giovanni Rotondo e vi posso assicurare che Padre Pio è un frate onesto, umile. Il primo ad essere dispiaciuto per ciò che sta succedendo è proprio lui. Ma voi avete detto anche di più. Avete detto che quei segni che ha nelle mani sono di natura soprannaturale. Sì, Padre Gemelli. Non l'ho detto solo io, ma anche il professor Romanelli. È un'affermazione che non si basa su nessun presupposto scientifico. Oggi la Chiesa sta cambiando. Deve confrontarsi con la scienza. Il nuovo secolo ci impone di non dare più spazio a fenomeni di oscurantismo come questo. Ricordiamoci che la Chiesa è istituzione, ma anche profezia. Carisma. Ma di quale carisma state parlando? In ospedale
Di donne che dicono di aver visto la Madonna ne ho curate a decine. E ogni anno ci sono decine di persone che dicono di avere le stimmate. Il mondo è pieno di gente che crede ai santoni, agli sciamani, agli stregoni. Il bisogno dei santi lo creiamo noi. E allora spogliamo gli altari, aboliamo i calendari, eliminiamo le litanie. Con questo positivismo, cosa resterà della Chiesa? Ho già dato ordine che fin da questo momento nessuno possa più vedere le stimmate di Padre Pio senza preciso ordine del Sant'Uffizio. Dobbiamo essere prudenti e rigorosi. E se voi mi autorizzate, Santità, esaminerò io stesso Padre Pio. Padre Gemelli, certo che potevate avvertirci del vostro arrivo, io avrei mandato sicuramente qualcuno a prenderlo. Non vi preoccupate. Dov'è questo Padre Pio? Voglio esaminare subito le sue stimmate. Ecco, mi dispiace, padre, ma se non avete un ordine scritto del Sant'Uffizio, io questo non lo posso permettere. Ma lo sapete con chi state parlando? Certo, padre, lo so benissimo, ma senza quell'ordine. Io sono inviato dal Papa. Ecco, allora con tutto il rispetto, mostratemi il suo ordine. Ma non vi basta la mia parola. Comunque, padre, se volete restare, siete il benvenuto, sarete nostro graditissimo ospite. Potete anche incontrare Padre Pio, però senza quell'ordine la vostra richiesta di esaminarlo non può essere accettata. Ecco Padre Gemelli. Siete venuti a fare? A vedere il fenomeno da baraccone. Spiace, non c'è circa un lavoro. Sono qui per ordine del Papa. No. Voi state qua perché avete la presunzione di sapere tutto. E che volete vedere? Se dentro di voi mi avete già condannato e giudicato, andatevene per la vostra strada. E lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace. Padre Gemelli ha fatto al Papa. Veramente malato. Un psicopatico. Autolesionista. Trattato come un criminale davanti al Papa. Non disperarti, Piuccio. Noi lo sappiamo come sono andate le cose, no? Confusione dentro la mente dei sapienti. Ascoltate, i dolori veri
dolori veri sono quelli che ci procurano le persone che amiamo, eh? Però esiste il perdono, eh? E la preghiera è la chiave del perdono. Pregate. Ma pregate non con tristezza, eh? Non annoiatevi il Signore. Il nostro è il Dio della gioia. Avete capito? Pregate. Pregate col sorriso. Da domani vi riunirete a casa di Maria Pai. E a proposito, la tieni ancora a casa te? Ho venduto tutto il resto, ma la casa ancora no. Bravo, bravo, mantienila. Diventerà la vostra piccola chiesa. Va bene? Pregate e sorridete. Va bene? Noi adoviamo, no? A mio padre, sette figli e te Spirito Santo. Noi adoviamo. Arrivederci. Padre, questa è mia figlia Cleonice. Mia madre dice che vi devo ringraziare perché grazie alle vostre preghiere ho avuto il diploma di maestra. Ah, così dice tua madre? Ma non è a me che devi ringraziare, a essa. È lei che si è sacrificata per farti studiare. Tira fuori la lettera. La nomina per andare a insegnare a Benevento. Non ci andrai. Tu resterai qua. Ma che dite? È il mio lavoro. Tu sei una ragazza presuntuosa e arrogante. Starai qua. Grazie. La ragazza che ha preso il mio posto a Benevento è stata violentata e mo sta in ospedale. E Dio l'aiuterà e la guarirà. Voi mi avete salvata. Ma come facevate a saperlo? Certe volte Dio mi fa leggere il suo quaderno. Cosa c'è scritto di me? E veglierai sulle mie ferite. E guai a chi oserà farti del male.
Poi, Fiore, come stai, eh? Posso fare qualcosa per te? Io sono venuta a voi, te non ci hanno fatto grave. Grave assai. Ah, sì? E di che si tratta? Si tratta di Padre Pio. Ehi, Padre Pio. Ultimamente non sento altro che parlare di Padre Pio. E cos'è che ha combinato stavolta? Te ne amante. Un amante? E come si chiama? È una guaglione. Si chiama Cleonice. Cleonice Morcaldi. Ah, una guaglione. E com'è che è questa guaglione? Eh? Filomè? Com'è che è? Ah, è bella come a te. Possiamo andare. Calma, calma, non tutti. Voi aspettate qua. Tutta sta confusione qua, eh? Sappiamo che vi vogliono trasferire. Ma chi ve lo dice sto fesserie? Dicono che nei fenomeni attribuiti a lei non c'è niente di soprannaturale. Eh già, lo piacciono, lo so fatto da solo, no? Della curia di Manfredonia. Dice che il vescovo ha presentato denuncia contro di voi. Quanto spreco, eh? Tutto sta carta per accendermi il rogo. Ma tanto che mi possono fare? Io sono stato già crocifisso. Sì, ma a Cristo non avevano accusato di avere un amante, né di fare orge in convento. Il vescovo di Manfredonia è un pretendente, un fetente, ruba i soldi della curia. È anche un gran puttaniero. Chi sei? Chi sei tu per parlare così di un vescovo della chiesa? Chi sei? Sei un libertino, un giocatore d'azzardo, un mercatore ingiallito, chi sei? Impara l'umiltà. L'umiltà innanzitutto. Ti ringrazio che tengo stamani. Io ti facevo la faccia così da mappina. Non so caccia Satana con Satana. Vattene! Vattene via, vai! Cosa vuole della mia vita? Cosa vuole quel fatto della mia vita? Ma che
vuoi da me, prete? Che vuoi? Vai via dalla mia vita. Vai via. Chi ti conosce? Vai via. Vai via. Vai via. Allora, Fedendo, è stata una notte lunga, eh? A mo' che vuoi da me? Confessarmi. Devo confessare? Non ne hai bisogno, su. I peccati tuoi me li hai detti stanotte. Stai morto. Voi mi dovete aiutare, padre. Io voglio cambiare vita, io voglio trovare quella pace che cerco da sempre. E tu a me me lo vieni a chiedere. Io non tengo nulla di pace da quando sono nato. Assolto. Vieni qua. Redimere un'anima debole è come salvare un alberello che si sta seccando. Lo devi trapiantare. Gli devi dare l'aria, l'acqua e la luce, facendolo vivere nel bosco del nostro Signore. Dove sono le tue stimmate? Qui non ci sono più. Io ti ho smascherato. È stato tutto un imbroglio. Sbagli. È lui che mi ha liberato. Allora perché le tieni nascoste? Vai dalla tua gente e di loro che il frate con le stimmate non è che un truffatore. Confessa che la tua è stata soltanto una sporca finzione. Non capisco. Che cosa vuole lui da me? Io so solo che quando me le diede mi annunciò che dopo 50 anni me le avrebbe tolte. Adesso è arrivato il momento. È lui che non ha più bisogno di me. E allora di la verità. Mostrali a tutti.
figlie del sangue. Seguía sin seris, sentí que se no me tuvo, engaño tu. Padre, ha sbagliato. Prima c'è il canone della consacrazione. Non lasciarmi sola. Confessione a un moribondo. Non so.